Ciao, io sono Daniele Stroppiana, l'assicuratore senza sorprese, e nel video di oggi vediamo insieme il rapporto tra assicurazioni e pubblicità e come le pubblicità possono portarti ad avere delle brutte sorprese sulla tua assicurazione. Se non l'hai ancora fatto, il mio invito è quello di iscriverti al mio canale YouTube e a tutti quanti i social dove mi trovi o sotto Daniele Stroppiana o sotto Assicuratore senza sorprese, per restare sempre aggiornato su quelli che saranno gli articoli e i video che andrò a fare di volta in volta. Inoltre qui sotto troverai nella descrizione il link per richiedere la tua analisi vita protetta senza sorprese personalizzata sulla tua situazione di partenza, ma andiamo nel dettaglio del video di oggi. Se volessimo riassumere in tre punti principali quelle che sono le leve utilizzate dalle pubblicità che parlano di assicurazioni e utilizzate naturalmente dalle compagnie o dai comparatori di assicurazioni che vedi tutti quanti i giorni all'interno della pubblicità, potrebbero essere così riassunte. La prima leva è quella del risparmio. Utilizzando questo comparatore o facendo questo tipo di polizza con questa compagnia X, risparmi fino a... È naturale che tenere i soldi in tasca tua piuttosto che darli in tasca a qualcun altro, che sia un intermediario o che sia una compagnia diretta, quindi una compagnia online, sia molto meglio. Ma attenzione, perché al risparmio molto spesso può corrispondere invece un grandissimo rischio di brutte sorprese. E cioè, se risparmi troppo e magari vai a mettere senza leggere le note informative delle franchigie troppo alte, o rinunci senza saperlo a delle garanzie per te molto importanti che poi si verificano, ecco allora che aver risparmiato 500-1000 euro non ti serve assolutamente a nulla se poi ti ritrovi a pagarne 5.000-10.000 di tasca tua. La seconda leva è quella del tempo. Clicca qui, ti basta un click, inserisci solo la tua targa e la data di nascita, metti solamente quanto pesi e se stai bene, ti bastano 30 secondi per avere il miglior preventivo del mercato. Ebbene, devi sapere che la maggior parte delle persone che poi mi contattano da YouTube e dai miei canali social arrivano purtroppo in seguito a brutte sorprese dovute al fatto che la compagnia con la quale si sono assicurati o l'intermediario con il quale si sono assicurati è stato troppo sbrigativo, o loro stessi nello stipulare una polizza online sono stati troppo sbrigativi, hanno sbagliato magari ad inserire dei dati e quindi la compagnia poi naturalmente non ha liquidato. Non avevano detto tutte quante le informazioni al loro intermediario, che così aveva fatto solamente un'analisi parziale. O ancora, molto semplicemente, non avevano valutato tutte le garanzie che potevano andare ad inserire in base alle loro problematiche e non avevano ragionato bene sui massimali o sui capitali da andare ad assicurare per la loro situazione, e quindi poi mi scrivono chiedendo come possono fare per farsi liquidare il danno o come possono non ripetere quell'errore che adesso li ha lasciati in braghe di tela. Quindi diffida dalla leva del tempo, perché non bastano 30 secondi, non basta un click e non bastano pochi minuti per fare un'analisi seria della tua situazione. Se non vuoi ritrovarti con brutte sorprese e in braghe di tela, serve il giusto tempo. Infine, la terza ed ultima leva è quella della semplicità. È tutto semplice, è tutto facile, è tutto trasparente, è così chiaro, puoi farlo anche da te. Ebbene, sul fai da te devo confessarti una cosa. Ho guardato tutte le 13-14 stagioni di Grey's Anatomy, eppure non penso di essere in grado di operare a cielo aperto o di essere un ottimo chirurgo. Ho guardato anche, grazie alla mia compagna che li adora, tutti i CSI, Miami, New York, qualunque poliziesco o programma di detective e di indagini, eppure non sono in grado di fare un'investigazione. Potrei andare avanti così per ore dicendoti che ho guardato un sacco di video su YouTube legati alla meccanica delle auto, ma che non sono un meccanico. O ancora raccontarti che se non fosse per il merito di un amico che qualche mese fa, durante una grigliata, mi ha spiegato come cuocere al meglio la carne per far sì che il sangue resti all'interno e la carne resti bella tenera, fino a qualche mese fa io la cucinavo in modo assolutamente sbagliato, e grazie a lui che mi ha insegnato adesso sono in grado di assaporare la carne e di cucinarla nel modo corretto. Tutti questi esempi, che potrebbero sembrare banali, semplicemente per dirti che il fai da te rischia davvero di rovinarti la vita se non fai attenzione e soprattutto se non hai voglia di dedicare i giusti soldi con i giusti costi, il giusto tempo e soprattutto, una cosa che non viene messa lì, di acquisire le giuste competenze riguardo quello che stai facendo. Se pensi che fare un'assicurazione sia semplice, sia facile, sia immediato e che soprattutto ti faccia risparmiare un mucchio di soldi,
Perdonami se te lo dico, ma non hai capito assolutamente nulla del perché sono nate le assicurazioni e di come evitare le brutte sorprese dalle assicurazioni. E non potrai quindi dopo lamentarti del fatto che le assicurazioni sono tutte cattive e sono buoni solo ad incassare i premi e poi invece non liquidano mai. Come puoi sostenere delle frasi simili se tu di assicurazioni non sai nulla, perché l'unica conoscenza che hai è quella I di informazioni di fianco al comparatore online che ti dice che cos'è quel tipo di garanzia e lì si ferma la tua consapevolezza e competenza? Ho già anticipato quindi quello che dovrebbe essere la leva principale delle compagnie e soprattutto delle pubblicità, ovvero la competenza, il fatto di avere qualcuno che ti segua e si collega strettamente al secondo punto, ovvero al servizio. Il fatto che non c'è una persona che è dedicata 24 ore su 24 a te, perché anche nei call center non è così, perché se tu chiami un call center la notte e chiedi di avere un professionista in quel momento, ti dirà che sono tutti quanti chiusi, a meno che non sia il numero dei pompieri o delle forze dell'ordine, e allora molto probabilmente si precipiteranno da te, se no non funziona così. Il servizio è una cosa diversa, il servizio è basato sull'ascolto dei tuoi bisogni, il servizio è basato sul partire da un'analisi, sul partire da chi sei, da chi sei contornato, da chi è la tua famiglia, da che tipo di lavoro fai, da quali rischi corri, da quanti soldi hai già messo via per andare a rispondere agli imprevisti, da quali coperture attuali hai a livello pubblico o privato a seconda del lavoro o della professione che svolgi e da quali scoperture invece devi andare a tutelarti per stare lontano dalle brutte sorprese e soprattutto per non finire in braghe di tela. Quindi quando guardi le pubblicità, non farti prendere in giro dalle pubblicità che naturalmente devono venderti un'esperienza, un'emozione, ci sono sempre delle musiche toccanti, come tutte quelle pubblicità che devono venderti l'auto, tutte quante le auto, anche quelle dove ti danno solo il telaio e il volante e forse due ruote ma non quattro, hanno sempre tutte quante melodie fantastiche e ti stanno vendendo il mezzo migliore del mondo dove tu ti senti super figo. È tutto fatto apposta per prenderti la pancia, l'emotività, l'emozione e tu non devi farti prendere per il naso dalle pubblicità. Piuttosto ragiona quindi sempre su: sono disposto a pagare i giusti costi a seconda della mia situazione dalla quale devo partire per capire come assicurarmi e poi per andare a valutare il risparmio? Sono disposto a dedicare il giusto tempo ad un professionista o a più professionisti che verranno a vedere la mia situazione, che la analizzeranno e che mi daranno delle soluzioni che solo dopo, insieme a loro, sarò in grado di valutare in modo consapevole e di scegliere? Sono disposto a capire che non è semplice parlare di assicurazioni, non è semplice capire tutte quante le normative e che quindi dovrò rivolgermi a dei professionisti che siano il più trasparenti e chiari possibili e che davvero vogliano il mio bene. Sono disposto ad acquisire le competenze minime per riuscire a parlare con una persona oppure mi rivolgo a un professionista del quale mi fido perché ha un ottimo seguito, perché ha delle ottime testimonianze, perché me l'ha presentato un amico, un parente, un familiare e mi ha detto che quella persona è davvero affidabile. Sono disposto a mettermi io al servizio e ad avere il servizio di un professionista nel rispetto dei ruoli, chiaramente, per stare davvero tranquillo, sereno e finalmente sentirmi protetto e proteggere le persone che amo? Ebbene, se la risposta a tutte queste 5 domande è sì, allora puoi scrivermi tranquillamente qui sotto, dove ti lascio i link in descrizione, per richiedere la tua analisi personalizzata Vita Protetta Senza Sorprese, attraverso la quale andremo a rispondere in modo concreto ma soprattutto utile per la tua situazione, per far sì che insieme iniziamo a prenderci cura di te, della tua persona, della tua professione, del tuo patrimonio, della tua famiglia e soprattutto la promessa che faccio sempre alle persone che seguo è che ce la metterò davvero tutta per tenerti lontano dalle brutte sorprese della vita.